chiudi gli occhi ed immagina una gioia. Molto probabilmente penseresti a una partenza. Si vivesse solo di inizi, di eccitazioni da prima volta, quando tutto ti sorprende e nulla ti appartiene ancora. Penseresti all'autore di un libro nuovo, a quello di vernice fresca, a un regalo da scartare il giorno prima della festa, al 21 marzo, al primo abbraccio, a una matita intera, alla primavera, alla paura del debutto, al tremore dell'esordio, ma tra la partenza e il traguardo, e in mezzo c'è tutto il resto. E tutto il resto è giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire, costruire è sapere, è poter rinunciare alla perfezione. Finale è di certo più teatrale, così di ogni storia ricordi solo la sua conclusione, così come l'ultimo bicchiere, l'ultima visione, un tramonto solitario, l'inchino e poi il sipario, tra l'attesa e il suo compimento, tra il primo tema e il testamento, e in mezzo c'è tutto il resto, e tutto il resto è giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire, costruire è sapere, è poter rinunciare.